Possibile gli orari, fra un paio di minuti iniziamo. Qua si è fatto un silenzio quasi reale. Io partirei un po' a secco, così per una sorta di scaletta, come ho preannunciato a chi ha seguito un po' su internet, su Facebook, questa presentazione sarà una presentazione assolutamente in amicizia e informale per gli interessati che speriamo un giorno volessero far parte dell'associazione. Già da stasera si può aderire, ma non mi sembra molto elegante incentivare questa cosa qui. Intanto è giusto ascoltare quello che si ha da dire. E come dicevo, io partirei un po' seccamente, senza troppe presentazioni, con l'intervento dell'avvocato Stefano Chiromagni, che nel caso ha il ruolo dello storico e vi parlerà, adesso sentirete di cosa, e poi magari ci rilacceremo a quello che dirà l'amico Stefano. Grazie. Più che da storico, appunto, la mia funzione di cominciare la chiacchierata di stasera in modo molto informale, come diceva Andrea. Il mio intervento vuole trarre spunto da quello che abbiamo alle spalle, cioè lo stemma di Mestre, come in modo molto migliore di me faceva 14 anni fa Piero Bergamo, in una collocazione abbastanza vicina a questa, il municipio a Mestre. Bisogna tenere presente la differenza tra due stemmi di Mestre, quello che conosciamo, che ha le iniziali MF su fondo azzurro, serenissima, e quello invece alle spalle, che rappresenta il più antico stemma di Mestre, quello rosso con i colori del gonfalone di Treviso e la croce grigia o bianca in alcune altre raffigurazioni. Sappiamo che infatti in araldica il bianco non esiste, in realtà si tratta del colore argento che viene raffigurato differentemente col bianco oppure col grigio. Perché è così importante? Perché questo stemma rappresenta, dicevo, lo stemma più antico, e i simboli sono sempre stati parte del contenuto e quindi anche il contenuto di questa associazione. Non è solo un influsso della nostra società attuale, società della comunicazione, della pubblicità, una società in cui i simboli, gli stemmi valgono tutto, ma è fin dall'antichità che sostanzialmente i segni, i segnali sono fondamentali, tanto che alcuni sono giunti fino a noi da epoche antichissime, addirittura preistoriche. Bene spiega la cosa Stefano Seminara nel suo saggio Immortalità e simboli. Stefano Seminara è un assirologo e dimostra benissimo come ci sono alcuni simboli che derivano a noi addirittura dalla civiltà assiro-babilonese, molto più di quanto si potrebbe pensare. In particolare lo stemma che abbiamo alle spalle è alternativo, dicevo, rispetto a quello con i colori della Serenissima, quello che venne imposto a Mestre a partire dal 29 settembre 1337, quando Mestre viene conquistata dalle truppe veneziane, condottiero Andrea Morosini, il quale non riuscendo a conquistare con la forza il castello di Mestre corruppe le truppe veronesi per ottenerne il controllo. Da allora Mestre ha seguito le sorti della Serenissima, ma sostanzialmente Venezia aveva appena cominciato a rivolgersi verso la terraferma, perché precedentemente c'erano già i vari domini da Mar, ma Venezia non era ancora interessata alla terraferma, tant'è vero che solo l'anno successivo, nel 1338, conquistava Treviso, e quindi definitivamente a partire dal 1344 la regolamentazione delle leggi degli statuti trevigiani veniva confermata anche per Mestre,
con in cambio la possibilità da parte di Venezia di nominare un potestà e capitano che andava a sostituire i precedenti due capitani della, dell'epoca invece trevigiana. Questi statuti trevigiani vennero confermati anche in particolare la rappresentanza di alcune categorie cittadine all'interno della, dell'amministrazione mandata da Venezia, e in particolare quindi con il potestà capitano mandato dalla Serenissima collaboravano anche delle rappresentanze delle varie classi sociali. Queste classi sociali erano suddivise non solo per ceto ma anche per provenienza geografica, e si trattava sostanzialmente dei forestieri, degli illici, del clero e dell'appunto della magnifica comunità Smestrensis. Infatti CM, le due iniziali che si trovano nello stemma, fanno riferimento appunto alla comunità Smestrensis, alla comunità mestrina. E quindi, così come i villici, rappresentanti delle varie categorie degli artigiani, degli allevatori e agricoltori, dei trevigiatori e dei pescatori, eleggevano i propri rappresentanti, ciascuno per ogni classe e corporazione, così ancora più rilevanti erano i cittadini ai quali appartenevano per censo e per provenienza geografica, che doveva essere legato a una residenza all'interno del muro del castello o nelle immediate vicinanze, dovevano appartenere appunto alle famiglie più in vista. Tra queste venivano eletti dei rappresentanti, si cominciava a entrare all'interno nella comunità Smestrensis a 21 anni d'età, e successivamente dai 25 anni in poi si poteva accedere alle cariche elettive. Queste cariche elettive perché erano così importanti? Erano importanti perché venivano nominati in particolare tre provveditori di comunità, un contraddittore del consiglio, un cancelliere del comune. Tutti questi venivano a coadiuvare in alcune decisioni più rilevanti inerenti alla tassazione, in primis, ma anche alcune altre scelte civiche, il potestà e capitano mandato da Venezia. Altre cariche rilevanti erano quelle dei due provveditori alla sanità, del singolo cavaliere alla sanità e due cavalieri alle vittuarie o di comune. Questo per spiegare che la comunità mestrina, la comunità Smestrensis, partecipava fattivamente anche alle decisioni, quantomeno con finalità consultive, e soprattutto per dire che oltre a questo c'era anche un intervento da parte di queste famiglie più ricche, che pagavano 60 fino a 200 ducati all'anno per la manutenzione di alcuni edifici pubblici, in particolare la provvederia. E quindi si vedeva già all'epoca uno spirito di servizio da parte di questa magnifica comunità Smestrensis, che è un po' quello che mi pare di rivedere in questa associazione che nasce oggi e sostanzialmente è formata da cittadini che fanno qualcosa per la loro città e che mi piacerebbe venissero seguiti sempre più spesso come esempio, perché spesso il problema di Venezia è stato quello di essere supina, di accettare le cose cadute dall'alto, di non ribellarsi in caso di decisioni negative. È stata spesso calpestata, bandita, blandita, svilita la città di Mestre. Se invece noi cittadini per primi cominciamo a interessarci delle cose mestrine, della comunità mestrense, se formiamo una comunità, secondo me le cose non possono che migliorare. Grazie. Grazie Stefano. Questo era un breve cenno storico che fa da incipit al senso di questa serata. Per quello è iniziata così, mi sembrava giusto che iniziasse così, perché in effetti adesso io, guardate, sono onesto, vi dico, io qualche proprietà di scrittura ce l'ho, molto meno oratoria, quindi avevo iniziato un discorso dove ho messo anche tutte le virgole al posto giusto e tutte le coniugazioni, poi alla fine ho finito solamente con le parole chiave, quindi direi che vado un po' a braccio, un po' come mi viene, perdonatemi se ci sarà qualche titubanza. Il senso è stato proprio questo. Noi siamo una nuova associazione, un amico e fondatore, cofondatore di questa associazione mi ha fatto una domanda molto facile e scontata, quanto difficile
da rispondere e mi ha detto, ma magari ti domanderanno, ma perché una nuova associazione? In effetti ce ne sono molte sul territorio, tutte lavorano al meglio delle proprie possibilità. La risposta è che non lo so bene neanche io, neanche noi lo sappiamo bene, ma probabilmente è perché c'era un'esigenza. Forse il termine dal basso ultimamente è un po' anche sfruttato, però io credo che questo nel nostro caso sia la vera realtà. C'era un'esigenza che da un po' di tempo a questa parte è cresciuta in città per vari motivi, probabilmente dovuta anche dal fatto che probabilmente è stato cancellato molto di quello che poteva essere la nostra identità, e ci siamo ritrovati, grazie, devo dire, anche alla rete, oltre agli amici di sempre con cui abbiamo portato avanti anche altri discorsi, ci siamo ritrovati con questa voglia comune di fare qualcosa per la nostra città. Ci è venuto in mente che tante cose concretamente si possono fare, tante iniziative, tante idee già ci sono e tante ne verranno, però noi crediamo che la principale sia quella di restituire un'anima. E per questo abbiamo esordito con la storia, l'origine della magnifica comunità mestrina, utilizziamo il termine, perché crediamo che sia un buon esempio anche per l'attuale, perché siamo convinti che chiunque cominci veramente ad amare il posto in cui vive, poi un giorno potrà fare qualcosa per migliorarlo. Quindi, detto questo, tutte le iniziative, io magari adesso brevemente vi accennerò anche lo statuto così come l'abbiamo preparato, nei punti cardine ovviamente, perché sono 7 pagine, se no ti andiamo a casa tutti. Però il senso è veramente questo, non vogliamo sovrapporci, non vogliamo dire nulla di nuovo, ma vorremmo, speriamo solamente di creare questo senso di comunità che per vari motivi è venuto a mancare negli ultimi tempi. Creando questo, riuscendo, e quindi per questo abbiamo questa scritta alle mie spalle, riuscendo a ritrovare questo senso di comunità della città di Mestre e dei suoi abitanti, tutto il resto pensiamo che verrà da solo. Ovviamente, come vi dicevo, ci sono delle tappe, e questa non vuole essere una presentazione ufficiale, non sono stati invitati giornalisti e televisioni se non gli amici di sempre, proprio perché vorremmo anche presentarci in un modo, diciamo, modesto e sommesso. Non vogliamo prevaricare nessuno, la nostra idea, noi siamo un'associazione no profit, quindi senza nessun interesse economico alla base, la nostra idea è quella di crescere tutti insieme. Se noi riuscissimo modestamente a trovare un coordinamento con le associazioni del territorio, non possiamo che essere felici, non esistono gelosie in tal senso. Passerei a leggere brevemente a questo punto un po' gli articoli delle finalità associative, tanto per rendere più chiara la cosa, spero di non annoiare, magari adesso salto, vediamo un po' come viene. Allora, l'associazione Città di Mestre persegue i seguenti scopi: diffondere la cultura, l'arte, lo sport, la storia, la socializzazione, la tutela dell'ambiente e del territorio mestrino, gli eventi all'interno del territorio mestrino e nel resto del mondo. Vabbè, nel resto del mondo è un po' aleatorio. Comunque, questo significa che noi come associazione ci presentiamo in modo, forse potrebbe sembrare un po' vasto, però in realtà è solamente questa idea che abbiamo di voler ricominciare a far vivere la città, quindi siamo assolutamente aperti a 360 gradi a qualsiasi idea che possa portare avanti queste nostre idee. Ampliare la conoscenza, la cultura, il sapere, l'arte, lo sport, la socializzazione attraverso contatti fra persone, enti, associazioni, eccetera.
allargare gli orizzonti didattici, educatori. Ah, questo foglietto qui l'abbiamo stampato un po' di copie e poi si può trovare, c'è Duccio al banco, al banchetto lì dove verranno distribuite eventualmente anche altre cose. Chi volesse essere interessato all'iscrizione potrà leggerlo meglio senza che io ve lo legga tutto, perché sennò passo 10 minuti solo a leggere. Proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, eccetera. Intende promuovere l'associazione varie attività, in particolare in modo esemplificativo e non esaustivo attività culturali, convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film audiovisivi, fotografici, documenti, concerti, lezioni. Abbiamo messo dentro, insomma, un po' tutto. Questo cosa significa? Non significa che noi come associazione riusciremo, il coordinamento, diciamo, che andrà a formarsi in questi giorni, riuscirà a portare avanti tutto qua. Vuol dire che questa è una porta aperta alla città, a quella che noi vorremmo che un giorno si identificasse come comunitas, come comunità messerina. Noi abbiamo una sola, non dobbiamo presentare nulla di nostro, abbiamo una sola ambizione vera, che è quella di raccogliere le tante teste, le tante possibilità, le tante peculiarità che esistono a Mestre, che esistono attualmente e che però ora, per svariati motivi, non riescono a emergere o emergono solo nel loro campo. Noi vorremmo dare un'opportunità tramite l'associazione a tutte queste persone, diciamo, parliamo di buona volontà, che vogliono fare qualcosa per la città. Quindi l'aspettativa, veramente, io sono contento che per la prima volta ci sia molta gente qui questa sera. L'aspettativa è veramente quella di chiedere un impegno, per quanto, a seconda delle possibilità personali, a ciascuno di voi, perché non vorremmo mai creare una situazione chiusa dove ci sia un direttivo che decide e poi magari che propone ai soci dell'associazione, ma vorremmo veramente convogliare le idee di tutti, perché crediamo che il compito di questa associazione sia stato un po' come dare il titolo a un romanzo e poi aspettarsi che tutti lo possano scrivere. Questa è la vera idea che abbiamo. Per questo motivo, non vi leggo tutto, ma ripeto, potrete leggervelo voi se vi prendete il foglietto. Per questo motivo noi vorremmo strutturare l'organizzazione in moduli. Vorremmo che chi fra di voi o fra altri che si avvicineranno a noi è interessato a determinati argomenti, noi adesso per fortuna possiamo usufruire anche di internet, quindi possiamo metterci in contatto anche in questo modo qua, possa ritrovarsi in vari gruppi di lavoro che possono essere adesso noi abbiamo avuto l'occasione, ne parleremo brevemente fra poco, di un gruppo di appassionati del passato di Mestre tramite le foto. Io ho visto personalmente delle foto che non avevo mai visto in vita mia, pur essendo magari appassionato, avendo scorso i testi del Centro Studi Storici, e quindi già questo è un gruppo di lavoro che sta già andando avanti nel suo lavoro di recupero della storia tramite le fotografie della nostra città. Ma io penso anche a tante altre peculiarità che ci sono. Non guardiamo solo il passato, vorremmo guardare anche al futuro, a proporre qualcosa. Io penso, vengo fuori, sono ancora parte integrante di un progetto sportivo che è andato a recuperare, anzi ringrazio anche, c'è anche la presidentessa e il presidente delle due società del basket Mestre, che poi in realtà sono una sola, che sono qui presenti, forse dovrebbe arrivare anche il patron a momenti. È arrivato Guglielmo? Ciao Guglielmo. Quindi spaziamo, vorremmo riuscire alla fine a coinvolgere più gente possibile, in modo che ognuno lavori sul proprio per un progetto comune, che è quello appunto delle finalità di riuscire a portare avanti questa idea di comunità. Io penso ad esempio a un recupero, vi faccio un esempio, ma gli esempi poi io spero che possano venire anche da voi, che siano propositivi. Io faccio un esempio,
forse per chi ha qualche anno di più fra di voi si può ricordare cosa era la musica per questa città. E io vi dico solamente un dato: nei fine anni 60 sono stati censiti 200 gruppi musicali e si stima che ce ne fossero altrettanti, compresi quelli che suonavano nei garage, intendiamoci. Questo vuol dire che se noi andiamo alle poste, probabilmente il signore attempato che è davanti a noi 30 anni fa suonava il beat da qualche parte. Quindi questa è per dirne una, sono delle peculiarità che noi abbiamo come città e che sarebbe un vero peccato perdere. E quindi una delle idee con cui abbiamo parlato anche con i gestori di questo locale, di questo ambiente, che veramente io conoscevo come sala biliardi, è stata una bellissima sorpresa rivederlo arredato in questo modo, era anche un recupero di questa parte importante cittadina. Altre cose me le ero anche scritte, ma perdonatemi, mi sembra noioso andare avanti dopo con questo discorso, ma ce ne saranno. L'idea è questa. Io volevo spendere, visto che c'è qua il basket maestre, allora una parola, solo una parola in più. Io so che per quanto riguarda la fede sportiva sia un po' delicati, non è che le cose bisogna andare con i piedi di piombo, però bisogna dire una cosa. La dirigenza qua del basket maestre oggi è venuta nonostante avesse in concomitanza il suo CDA. Questa società, ma io parlo anche del calcio, spero che abbiamo anche degli appassionati di calcio che è altrettanto importante storicamente nella nostra città. Io vi garantisco, perché sono onorato di essere stato uno dei soci fondatori della nuova società del basket maestre, vi garantisco che questa è una società che è nata proprio con questo spirito. Anche oltre che il presidente, la presidentessa, ma anche l'attuale proprietà, il patron Guglielmo Feliziani, che è venuto qua, ha intrapreso questa strada con lo stesso nostro spirito, esclusivamente per passione, per ridare a questa città la squadra storica. Quindi, al di là delle altre realtà che ci sono, noi non parliamo per male, non solo male, non parliamo di nessuno in modo, nel senso che ci sono altre realtà evidentemente, però vi chiedo di considerarla, perché la squadra è stata promossa quest'anno, cioè la stagione passata è stata promossa in C nazionale, è stato un miracolo perché fino a 3 anni fa era sparita, e vorrei che magari anche per curiosità il prossimo anno vi poteste avvicinare, per curiosità, a vedere questa realtà che è veramente una realtà fatta di entusiasmo. Vi dico solamente che anche giocatori non mestrini sentono l'appartenenza a questa squadra. È stato un piccolo miracolo che speriamo anche grazie a questa associazione possa andare avanti. Poi ripeto, ognuno ha le proprie, specialmente sulla fede sportiva non si può, però magari anche in alternativa ad altre squadre si può venire a vedere il basket maestre. Speriamo di poter far questo discorso anche con il calcio al più presto, e anche perché, come sapete, la Mestrina del calcio maestre ha un passato glorioso, e anche da questo punto di vista si sta già formando un gruppo di ricerca storica. Ci sono delle persone che hanno recuperato vecchi trofei e stanno facendo qualcosa di molto importante. Non vorrei dilungarmi troppo oltre. Il senso l'avete capito, il vero senso è quello che io vorrei che da stasera potessimo dire in giro, pian pianino, con moderazione, che la comunità Smestrensis è rinata. Da tutti nel loro piccolo un contributo, perché non è retorica, questa è una cosa che dobbiamo fare insieme. Tutti hanno spazio, però se dopo ci troveremo in 5-10 di buona volontà a portare avanti il progetto, sarà un progetto a noi, sarà un progetto che andrà avanti finché potrà. Io vorrei ricordare
un bellissimo concetto, non perché non mi ricordo la frase precisa, ma mi ricordo il concetto di un nostro socio che ha detto che vorremmo portare avanti questo progetto e tornare a far sorridere. Vorremmo che si potesse parlare della nostra città sorridendo. Questa è una cosa importante e io direi che a questo punto darei spazio agli altri che vogliono parlare, perché ho parlato anche troppo, come voleva dimostrare, non ho detto una sola parola di quello che avevo scritto qua. E dopo faremo una cosa, avete visto questo striscione che abbiamo preparato dietro, vorrei fare una cosa simbolica per quello che può valere. Vorrei che tutti voi apponeste una firma, c'è un bello spazio bianco, e così in modo da dire che formalmente la comunità Smestrensis ha ripreso vita. Per quanto riguarda due note tecniche, chi fosse interessato, ripeto, non mi sembra elegante chiedere un tesseramento questa sera, però chi fosse interessato a farlo, ci sarà un banchetto, c'è un banchetto sulla destra rispetto all'uscita, dove si può, ci sono le informazioni per chi volesse tesserarsi. Ovviamente per noi è molto importante, voi sapete che la situazione è senza fini di lucro, è molto importante per poterci presentare in un certo modo anche alle istituzioni e alla città quando faremo la vera conferenza stampa ufficiale con la cravattina e la giacchetta. Quindi senza nessun impegno, magari adesso informatevi, chi volesse già iscriversi può farlo, e la tessera andrà stampata a breve, evidentemente. Per ora noi, oltre il vostro sostegno, possiamo darvi in cambio, per quanto poco, una spilletta esclusiva dove c'è scritto Mestrini Doc, e grazie all'intervento del Centro Studi Storici di Mestre, è stato così gentile, non legato ovviamente direttamente al tesseramento, perché è un omaggio che ci fanno loro questa sera. C'è un bellissimo libro sul cinquantenario del Centro Studi Storici dove potrete soddisfare molte le vostre curiosità. Io ho parlato ovviamente anche troppo e quindi proseguirei, vediamo come possiamo proseguire. Io direi che potrei proseguire a questo punto, visto agganciamoci al Centro Studi Storici, abbiamo l'onore di avere con noi, per portare un saluto del Centro Studi Storici, il suo presidente, il professor Roberto Stefanato, che è Stefanato, che è poi di salire sul palco. Grazie, è sempre un piacere assistere a un'iniziativa che dimostri che Mestre è viva. Perché veramente qualche volta si si alza al mattino e si crede quasi di essere un cimitero anche di una città. Quando mi vedo che viene data anche spazio sui giornali locali al fatto che su un telone appeso sulla torre, chissà perché la sovrintendenza certe volte è rigidissima, qualche volta permette che la torre diventi anche l'Appentino, vengono proiettati film di 50 anni fa con grande successo peraltro di pubblico, così almeno dico. E allora quando vedi queste cose qua che viene veramente da piangere, ma come Mestre 180-190 mila abitanti, abbiamo perso un po' il conto, ma insomma siamo lì, 18ª città d'Italia, se fosse il comune su 8.000 comuni sarebbe il 18esimo posto, non 180esimo, non 1800esimo, 18esimo. La sesta stazione più importante d'Italia, il terzo aeroporto più importante d'Italia, e potremmo dire tante altre cose, uno dei porti più importanti d'Italia, industriale, commerciale, passeggeri, eccetera, assiste ai film di 50 anni fa proiettati su un lenzuolo, non è più isolatore. Insomma, non è possibile. Ma anche in cittadine, sono un fermento in queste serate d'estate di iniziative, di suoni, di luci, di colori, di vitalità. Passi piazza per Ferretto, c'è la mortalità. E viene da piangere, ovviamente. Ed è per questo che
piace quando ci sono iniziative di questo tipo, quando nasce qualche cosa. Vuol dire che la speranza è l'ultima a morire e noi sempre di speranza abbiamo vissuto. E speriamo di vivere ancora di speranza, ma speriamo che anche qualche volta le speranze diventino realtà. Ogni qualvolta si è parlato di fare qualche cosa di serio a maestro, chissà perché è andato tutto a fare un uccellino. E noi come Centro Studi Storici con grandi difficoltà riusciamo ancora a tenere viva la memoria di questa città, la memoria storica, il senso di una comunità. Ci fa piacere che abbiate ripreso il logo del Centro Studi Storici e ci inorgoglisse per certi aspetti. Però consiglierei di modificare un momentino, perché altrimenti sembrerebbe quasi una succursale del Centro Studi Storici. E non voglio che sia così, e non è giusto che sia così, anche se ci farebbe ovviamente molto piacere. Fermo restando che lo stemma della Comunitas Mestrensis e la dicitura Comunitas Mestrensis è patrimonio della comunità, non è patrimonio del Centro Studi Storici. Il Centro Studi Storici l'ha scoperto Piero Bergamo nei suoi primi ricerche sugli archivi di Treviso, che esisteva questo stemma, perché ancora tutti erano convinti che l'unico stemma per maestri fosse quello della Maestra Fidelis. Ci fa piacere quindi questa iniziativa, e certamente da parte del Centro Studi Storici la collaborazione per questa iniziativa, con questa iniziativa ci sarà senz'altro. Noi abbiamo sempre collaborato con tutti, indipendentemente dal colore politico, dalla posizione, dall'idea della città, perché abbiamo sempre ritenuto che la collaborazione sia il modo migliore, il dialogo, perché far capire anche le ragioni di questa città, che non è una periferia. Mille motivi lo dimostrano. È stata in via Gino Breda, la Gazzella, è stata a un certo punto, ancora negli anni 50, murata una lapide che appunto ricordava Gino Breda. Il comune di Mestre, siamo negli anni 50, il comune di Mestre dedica questa lapide a Gino Breda, eccetera, 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 nato, morto e così via. Nessuno se n'era mai accorto. Quando io ho fatto una piccola guida così del territorio, ho segnalato questa curiosità in questa guida. C'era allora Zorzetto, il prosindaco, immediatamente ha mandato gli operai e ha fatto modificare il comune, anziché del D ci ha messo un V. Il comune è V Mestre, chissà cosa vuol dire, eccetera. Però d'altra parte non occorre andare agli anni 50, forse voi non vi siete accorti, o tutti vi siete accorti che ci sono dei lavori in Piazza Ferretto riguardanti l'edificio della Cassa di Spagna. Ma avete guardato cos'è scritto sul tabella, sulla tabella dei lavori? Comune di Mestre. Ma viene naturale, perché nessuno va a dire, siete mai andati in giro per l'Italia a dire che Mestre, che tutti conoscono, non fa comune, fa parte del comune di Venezia? Io non le dico, ma no, ma ci prendi per il naso, insomma, cose di questo tipo. Il Centro Studi Storici vuole mantenere la memoria storica. Noi abbiamo fatto un centinaio di pubblicazioni da quando siamo nati ormai 52 anni fa. In occasione del 50° abbiamo pubblicato questo libro, di cui volentieri vi facciamo omaggio questa sera, quando uscite lo prendete. È la storia del Centro Studi Storici, ma se leggete poi vi accorgerete che c'è una parte consistente della storia di Mestre all'interno di questo volume. C'è certamente degli ultimi 52 anni, ma con ampi riferimenti anche ai secoli precedenti. E assieme vediamo una cosa di tutto sommato molto modesta, ma che vuole ricordare ancora come Mestre sia una comunità viva. Nel 1912, il 27 di ottobre, a Mestre veniva inaugurato l'acquedotto, il nuovo acquedotto. Allora, 1912-2012, nessuno se ne ricordava e noi ce ne siamo ricordati, e abbiamo ristampato un opuscolo pari pari, l'opuscolo che allora era stato stampato a celebrazione dell'acquedotto. E noi ricordiamo queste memorie storiche. Per esempio, quasi nessuno si ricorda
che quest'anno corre un cinquecentenario molto importante per la città di Mestre. Non stiamo parlando del cinquantenario, stiamo parlando del cinquecentenario. 500 anni fa, a fine di settembre, gli ultimi giorni di settembre del 1513, le truppe della Lega di Cambrai hanno messo a ferro fuoco la città di Mestre, il castello di Mestre. Qualcuno ha voluto segnalare, dice il sindaco, ha fatto la presentazione, che Mestre contava allora 1000 abitanti, chi lo sa se è andato lui a contarli o se aveva qualche suo emissario. Fossero 1000, fossero 100, fossero 10.000, non ha qualche importanza. Mestre è un capossato importante e Mestre si è sacrificata per fermare l'invasore. Infatti le truppe spagnole, francesi, che erano questa coalizione, questa cross-coalizione contro Venezia, ha sfogato tutta la sua rabbia su Mestre perché non poteva raggiungere Venezia trovandosi di fronte alla laguna. Nessuno se l'è ricordato, nessuno se ne ricordava. Noi abbiamo già in stampa un volume che ricorda queste cose e che presenteremo, in settembre qui in al Candiano, mi pare il 13 settembre se ricordo bene. Ma c'è anche un'altra importante scadenza quest'anno. Abbiamo una viuzza che si chiama via Gino Allegri. Gino Allegri è nato 120 anni fa, esattamente 120 anni fa. Gino Allegri non era un estremo della verità, lui personalmente, di tanto poco a Mestre, quasi niente. Ma suo padre è stato sindaco a Mestre, la sua famiglia ha rappresentato una fetta importante della storia di Mestre. Lui è stato eroe, lui sapete, è morto un mese prima della fine della prima guerra mondiale, sprezzante del pericolo, ha sfidato tutto e tutti, bombardava, correva, era un po' matto, un barbone così, ha sorvolato Vienna con D'Annunzio, permettendosi l'uso di bombardare Vienna con volantini anziché con le bombe, ma dimostrare che c'era un coraggio, che c'era una forza d'animo, una volontà e anche una potenzialità. E dopo, poveretto, è morto semplicemente proprio perché lui, molto esuberante, ha voluto fare una piroetta un po' azzardata sopra l'aeroporto di San Pelagio, dove c'era la sua base, ma ho sbagliato i conti, io c'è stata una rottura qualche cosa dell'aereo, praticamente cozzato a terra, aveva delle bombe inesplose, una bomba inesplosa, esplosa la bomba, e si racconta che la sua barba l'hanno trovata appesa al ramo di un albero non lontano. E noi ricordiamo anche questo personaggio. 120 anni ci pareva giusto ricordare questo personaggio, anche perché ormai fra un paio d'anni ci sono le grandi celebrazioni della prima guerra mondiale. Anche qui saremo presenti perché Mestre sembra quasi che non sia stata coinvolta, è stata fortemente coinvolta nella prima guerra mondiale, è stata bombardata, ci sono stati morti e feriti, abbiamo anche i numeri dei morti e dei feriti, sappiamo dove sono state, guardate, ma dove sono state cadute le bombe, ma Mestre, soprattutto dopo la rotta di Caporetto, Piave, qui a un chilo di schioppo, è diventata immediata retrovia del fronte e quindi sono stati messi sotto sequestro palazzi, chiese, spazi, capannoni, eccetera, fare ospedali da campo e punti di smistamento truppe. La stazione di Mestre pullulava di truppe, tanto che addirittura esiste una cartolina della Croce Rossa, delle Croce Rossine, con scritto stazione di Mestre con le Croce Rossine che assistono i militari, proprio perché Mestre è rappresentato. Ricorderemo anche questo, ma quest'anno, vi ho detto, ricordiamo Gino Allegri, ricordiamo il 500esimo. Su Gino Allegri faremo anche un'esposizione, la torre. Siamo riusciti a farci dissequestrare la torre per un paio di mesi. Mi sono preso l'assessore per il crollo, era chiusa da tempo perché sempre dovevano iniziare i lavori. Che voi sapete quali sono i lavori della torre? Lo sapete? L'apertura della porta, no? Si dà una pulitina dove adesso c'è il menzolone, appunto. Quelli sono tutti i lavori della torre che vengono fatti.
Vabbè, sembra quasi di essere... No, vi dicevo, faremo un'esposizione d'attore, faremo una serie di conferenze su Gino Alegri, perché non parleremo solo di Gino Alegri, ma parleremo anche dell'aviazione nel territorio veneziano e parleremo di cos'è l'aviazione oggi nel territorio veneziano. Vi dicevo prima, penso all'aeroporto Italia, ma abbiamo assemblaggio di aerei qui a Tessera, importante. Quindi faremo una serie di manifestazioni per quanto riguarda Gino Alegri e quanto connesso, presenteremo questo volume, e quindi faremo anche un volume su Gino Alegri, presenteremo questo volume sui 500 anni della distruzione del castello di Mestre ad opera di Alegri Cambrai, e dopo una chicca molto mestrina, più mestrina delle altre due. Ve ne accenno così, ma lo sapevate che Mestre ha rappresentato un momento importante nella storia dell'automobilismo sportivo negli anni del dopoguerra? Ve lo lascio così, ve lo dico così, sarà una felice sorpresa. Seguiteci, perché è da 53 anni che noi stiamo portando avanti, noi come Centro Studi Storici, chiaramente prima di me, Piero Bergamo, Picozzi, Luigi Brunello e altri, e stiamo portando avanti non tanto un ricordo storico di qualcosa che non c'è più, ma stiamo portando avanti una memoria storica per dimostrare che Mestre ha sempre rappresentato un centro, ha sempre rappresentato una comunità, c'è sempre stata una comunità che si è conservata nei secoli nonostante tutte le vicissitudini che Mestre ha vissuto. E questa comunità oggi è qui presente e deve riscoprire le sue radici, deve riscoprire la sua memoria storica, perché solamente in questo senso riscopre la cultura della città e il senso civico. Dobbiamo avere il coraggio tutti di dire, quando andiamo in giro, siamo mestrini e ce ne vantiamo. Grazie. Piacerebbe vedere questa sala che si è riempita, forse in modo disperato, come un inizio. Noi saremo, vorrei vedervi come i precursori di un nuovo modo di pensare la città, e questo è l'augurio che ci facciamo. Per quanto riguarda il Centro Studi Storici, come dicevo prima, resterà sempre un nostro riferimento, e seguiremo sicuramente tutte le loro iniziative, sperando di avere anche la forza e la dignità di poterle affiancare con le nostre. Io direi di proseguire. Per spezzare un pochettino questo discorso storico, vorrei, c'è un dovuto ringraziamento da fare. Quando siete entrati in questo posto, c'è chi lo conosce da tempo in memoria, questa era una famosa sala biliardi, perché come me si dilettava, e chi magari può essere entrato per la prima volta. Quando siete entrati avete visto, io non credo che a Mestre esista un altro locale dove come entri hai questi simboli all'entrata della porta, chi non l'ha visto lo potrà vedere all'uscita. Quindi se sono in zona io vorrei chiamare un attimo anche i due proprietari, che sono Giorgio e Francesco, se mi sentono. Eccoli là, non vi vedo perché siete un po' al buio. Venite, no, vieni Francesco. Io vorrei, prima di lasciare un brevissimo saluto a loro, io intanto apprezzo moltissimo l'entusiasmo con cui hanno accolto questa nostra iniziativa. Del resto sono mestrini come, e direi anche più di me, quindi sono assolutamente felice di questo. Io vorrei che questo, senza... aprendo anche come altri ritrovi, possa essere un ritrovo che prosegua nel tempo. Va bene internet, va bene le conoscenze singole che abbiamo, le amicizie singole che abbiamo, ma la storia ci insegna, anche recente, che i caffè
una volta, magari locali di conviviali come possono essere questi. Da questi posti sono nate tante idee e addirittura movimenti. Quindi io veramente invito tutti quelli che sono oggi stasera qui presenti, e estendendo anche l'invito ai vostri amici e conoscenti, cominciamo a ritrovarci nei posti dove si può scambiare due parole in amicizia, non per forza su temi specifici, voglio dire, ma anche su qualsiasi altro tema che vogliate, magari mangiando un ottimo toast, mi dicono che sono veramente speciali, o bevendosi lo spritz. Quindi a me piacerebbe, noi faremo evidentemente altri incontri in questo posto, grazie alla disponibilità dei proprietari, che mi pare di aver capito che saranno anche loro soci dell'associazione. Ma al di là di questi eventi che magari pubblicizzeremo, ci piacerebbe a tutti noi che diventasse il circolo, come speriamo altri posti della città, un vero riferimento per tutti voi, anche quando passate venite qua, tanto mi sembra che i prezzi siano buoni come negli altri posti, e l'accoglienza è la loro. Lascio a loro la parola, ringraziandoli ancora per la serata. Buonasera a tutti, intanto un ringraziamento di vedervi così numerosi. Francesco è il mio presidente, noi siamo un'associazione, io sono il segretario, lui mi lascia sempre il compito di parlare. Noi siamo qua da 23 anni, un percorso lungo, partito principalmente dedicandoci ai giochi e al passatempo. Dopo gli anni passano per tutti, e nel cuore noi siamo Mestrini. Mestrini 100%, e gli araldi che sono sulla vetrina d'ingresso sono qua da 15 anni e non è a caso. Applauso, applauso, applauso. Noi cerchiamo di sottoscrivere la vostra iniziativa, saremo tutti e due sicuramente soci, e siamo convinti che la città ha bisogno di voi, di noi, ha bisogno di mostrare che siamo vivi. Una cosa che purtroppo i nostri politici hanno sempre sorvolato, Mestre è sempre stata poco considerata, è inutile che ce la nascondiamo. Mio nonno era costruttore a Mestre, si è costruito a caso. La città non ha una sua identità, non siamo né un paese né una metropoli. Abbiamo bisogno di dire che abbiamo voglia di ritrovare il piacere di stare assieme, il piacere di passeggiare in una piazza che, scusatemi, oggi è morta, non c'è un'iniziativa. Si dice, ma d'estate qualsiasi paese, qualsiasi posto ha le sue feste. Sì, ma se noi guardiamo solo il lato economico, e quando facciamo una festa la facciamo al centro commerciale piuttosto che in un altro posto solo per avere degli stand e degli spazi, non gli interessa niente della gente. Noi abbiamo questo posto che quest'anno è cambiato, lo potete vedere voi, e lo vogliamo fare per rincontrarci. Io faccio pubblicità al mio spettacolo che si chiama Ci vediamo giovedì. Ci sono io sul palco che dico qualche stupidaggine, racconto un po' di barzellette, tento, e anche questo non è una cosa facile, in un momento di crisi che tocca tutti indistintamente, tento di riportare un po' di allegria perché c'è passata anche la voglia di vivere. Grazie. Ha sintetizzato molto lo spirito che ci anima tutti. Lui ha fatto, loro hanno fatto evidentemente un investimento, ma veramente col cuore. Io credo, sono convinto, insomma, ormai la mia età, non voglio insegnare niente a nessuno, ma che se riusciamo a far affiorare un po' di cuore e lasciare un po' da parte il business e tutto ciò che ci copre dal lunedì al venerdì, che ci assilla, le soddisfazioni poi escono, insomma. Io credo che tutti noi, se diamo un pezzettino di cuore, si sorride più facilmente e funziona tutto meglio. Io l'ho scoperto forse da pochi anni, però è una cosa che vale la pena fare e che deve assolutamente animare questo tipo di organizzazioni. Adesso, detto questa stupidata,
Brevemente, perché sennò qua facciamo un dibattito, invece vorrei che ci fosse un po' più di convivialità, questo era il senso, ma c'è un altro intervento a cui tengo molto, che è quello di un altro, lui modestamente diceva sono un apprendista storico, ma direi che lo è a tutti gli effetti per le tantissime cose che mi ha raccontato in pochissimi giorni di conoscenza. Due parole anche da Gianni Ferruzzi, che presento come storico. Brevemente, per poi andiamo a cultura. Allora, grazie intanto perché l'invito mi è stato molto molto gradito. Come ha detto il mio presidente, il professor Stevanato, ecco, noi come Centro Studi Storici siamo sempre attenti e contenti di vedere iniziative per la nostra messa. Ecco, il mio intervento è basato su un proseguo di quello che l'avvocato Chiaromanni aveva dato all'inizio. Però invece che esporlo così a braccio, meglio che lo legga, così studiamo tanti di noi tempi, visto che ci siamo in fuori. Allora, Mestre è oggi una città di quasi 200.000 abitanti, senza identità propria, pur essendo compiuta nella forma urbis. Sono operati tutti i servizi propri di una città, seppure non sempre adeguati. Mancano invece i mestieri, purtroppo è questo che noi torna difficile. L'identità si crea anche attraverso i simboli. E l'unico simbolo rimasto di un passato meritevole di approfondimento è la torre civica, mentre i resti di quella che fu la città medievale vengono dimenticati o addirittura eliminati. Un museo potrebbe attrarre l'attenzione soprattutto dei giovani, ma volutamente, dico volutamente, ragione, non è mai stato fatto, mai stato realizzato. Sono 60 anni circa che Mestre attende un museo, da quando il professor Urbani De Gattoff aveva raccolto i primi elementi per costituire un museo, elementi che sono stati poi alla sua morte in parte dispersi e comunque sono al momento anche in parte in custodia presso il Centro Studi Storici, ma sono ovviamente nascosti perché non c'è la possibilità di mostrarli. I simboli di un territorio chiamano in causa la memoria, la scansione del tempo trascorso ed entrano a far parte della struttura mentale e affettiva delle persone. La percezione che le persone hanno di un luogo si modifica a seconda del punto di vista dell'interesse da cui si osserva. Non è scontato che l'identità di un territorio venga compresa e vissuta allo stesso modo da chi arriva da fuori, da altre parti. La conoscenza, la frequentazione, il rispetto, l'affetto del territorio, il l'amore per la città, per il suo passato, sono tutti input cognitivi ed emozionali che si possono insegnare e imparare e che possono favorire e facilitare l'integrazione. E certo, è scontato, che la memoria di una città è la base del suo futuro. Suggerirei, ecco, a questo punto, che le associazioni mestrine proponessero la memoria al centro della riflessione collettiva della città, riportando i mestrini, come si era tra l'altro anche accennato prima, fuori nelle piazze per rendere questi luoghi e il centro storico in particolare luoghi della socialità e della partecipazione. Potrebbe essere avviata, in accordo anche con altre associazioni, un'attività periodica. Io la chiamerei, per esempio, la giornata dell'identità mestrina. Questo è un suggerimento che lancio alla nuova associazione. La ricerca del passato non può rappresentare il ritorno alle identità di vecchi comuni. Le vicende dello sviluppo industriale di Porto Marghera accomunano tutto il territorio mestrino e se non va dimenticato il passato, occorre costruire il futuro sugli elementi che uniscono il territorio, come le problematiche comuni, mai riconosciute e mai risolte. È giusto comprendere come era e come poteva essere per
proiettare la nostra visione su come e cosa potrebbe diventare la nostra città. Le potenzialità del territorio rafforzano l'omogeneità dello stesso e uniscono anche i comuni di prima fascia che hanno avuto lo sviluppo grazie all'espansione di Porto Marghera e all'emigrazione dal centro di Mestre per le politiche residenziali poco accorte che il comune di Venezia ha inteso sviluppare nell'ultimo ventennio. Interessi forti, e in questi giorni purtroppo ne avvertiamo tutta la potenza, ostacoleranno la formazione dell'identità mestrina, perché temono un mutamento dell'assetto istituzionale. A costoro interessa che tutto rimanga sotto controllo e non si modifichi nulla di quanto creato artificiosamente in anni di gestione del potere. Mestre e il suo territorio sono nati una seconda volta con Porto Marghera. Lavoro, sviluppo urbano, sete di cultura, sviluppo dei trasporti, espansione economica, vicende sociali sono alla base della nuova Mestre. Per Mestre intendo tutto il territorio inurbato e legato da rapporti indissolubili manifestatisi sin dai primi momenti dello sviluppo industriale. Rapporti purtroppo fraintesi e volutamente compromessi a posteriori da chi vuole mantenere lo status quo. Nessuno nei decenni a cavallo della seconda guerra mondiale ha mai inteso diversificare il Mestre da Fallo o Marghera della linea Chigliano. Solo in funzione di rinfunzare ipotesi di divisione amministrativa sono stati evocati e alimentati artificiosi distinguo che determinano solo la debolezza delle singole parti, mentre la soluzione dei problemi è necessaria per assumere i problemi che si sarebbero l'unione delle forze. Quindi auspico che la nuova associazione che oggi nasce abbia la forza e la costanza di perseguire lo scopo per la quale viene costituita e sia di stimolo per la conoscenza e lo sviluppo dell'identità mestrina, in accordo con le tante associazioni sorte in questo ultimo periodo e che danno la speranza per Mestre che Mestre possa effettivamente contare nel cuore dei mestrini. Io personalmente sono fiero e orgoglioso di essere mestrino. Spero che anche voi lo siate e che tutti i mestrini lo diventino presto anche con l'aiuto di associazioni come la vostra. Mi permetto una postilla. È stato prima ricordato dal professor Tevanato che il Centro Studi Storici vi omaggia con questa riproduzione di una pubblicazione del 1912. Io vi inviterei a fare molta attenzione alle due vignette che ci sono riportate qui. Sono vignette create dal pittore Mario Crepet. In queste vignette si possono vedere due simboli di Mestre, la chiesa San Lorenzo e la torre. Sono in un contesto particolare, perché per esempio la torre è abbinata con il Palazzo da Re, che si trova dall'altra parte, non certamente sulla destra della torre. Però quello che deve attirare la vostra attenzione sono le ciminiere. Perché dico questo? Perché voi, se avete un po' di tempo, leggetevi il capitolo Mestre al giorno d'oggi. Là potrete vedere come Mestre veniva ideata, pensata, progettata da cittadini che non avevano nessun problema di divisione, di integrazione, erano cittadini mestrini appartenenti al comune di Mestre e progettavano il loro futuro. In queste pagine, proprio perché scritte allora, vedete che Mestre avrebbe comunque avuto uno sviluppo industriale suo proprio, molto più dal punto di vista ecologico probabilmente migliore, tanto è vero che appunto anche sulle vignette di Crepe trovate proprio la flora, gli alberi, il verde sottostante. Ecco. Perché chiaramente l'avvento di Porto Marghera ha sì creato lavoro, posti, ricchezza, eccetera, eccetera, però ha creato anche tantissimi problemi. Forse, ripeto, se si fosse andata avanti sulle idee del 1912, forse avremmo comunque avuto una città Mestre industriale, indipendente e migliore senz'altro di adesso. Grazie Gianni, l'abbiamo tirata un po' lunga, andiamo verso il termine. Così poi accendiamo le luci, facciamo chi vuole fermarsi a prendersi qualcosa e fare due ciaccole, molto volentieri saremo qui tutti.
Come vi dicevo, al di là dell'ideale, dello spirito che vogliamo recuperare come associazione, stiamo facendo anche qualcosa di concreto. Nel giro degli ultimi 2 mesi, credo, ci siamo conosciuti, trovati fra vecchi amici e nuovi, su internet, su un gruppo di Facebook, bene o male in molti credo che frequentino questo social network. Il gruppo si chiama Mestre Immagini Antiche, con l'acronimo Mestre Mia. Ci siamo... ho detto qualcosa di sbagliato? Ah sì, vabbè, dai, insomma, alla fine quello è. Questi amici, appassionati di immagini appunto antiche della città, certe assolutamente impensabili, ho visto delle cose che non mi immaginavo potessero essere a Mestre, che piccola postilla mi hanno suscitato il pensiero: Mestre non era una città carina, Mestre era bellissima, era veramente bellissima, e questa è una cosa che nessuno sa. Beh, chiuso questa parentesi mia personale, mia considerazione, il fatto sta che noi, con il gruppo che farà parte integrante dell'associazione, stiamo organizzando un evento che si terrà durante il settembre mestrino, in particolar modo esattamente il venerdì 27, in piazzetta Coin. Sarà pubblicizzato a dovere perché rientriamo nell'elenco delle manifestazioni ufficiali, quindi evidentemente ci sarà, speriamo, un risalto a questo evento. E per non parlare sempre io, anche perché il gruppo è numeroso che sta lavorando a questo evento, chiamerai, mi sembra aver capito, Alberto Rusconi a illustrare, ormai devo dire a tutti brevemente quello che andremo a fare. Seguiteci. Prima che mi dimentichi, io ho fatto una cazzata, perché chi volesse iscriversi questa sera, c'è tanto di ricevuta, c'è la documentazione di chi volesse leggersi tutto lo statuto, oppure in alternativa il condensato, però non ho stampato i fogli della privacy che l'avvocato Piero Manni mi aveva gentilmente girato. Quindi, in qualche modo, prego, in questo caso Duccio, di prendi, procurarsi un qualche foglio, perdonateci, vedremo di farvelo avere, magari chi volesse già stasera iscriversi all'associazione, magari lascia comunque il nome e dopo vi faremo compilare lo statuto. Chi invece, giustamente, volesse aspettare o volesse solamente essere un amico dell'associazione, potrà comunque seguirci in attesa del sito internet, che arriverà molto presto e che probabilmente, sempre che non ce lo freghino, meglio non dire il nome, ma è evidente, comunque sarà presto online. Noi siamo su Facebook, con una pagina, si chiamano così quelle su Facebook, che si chiama appunto Associazione Città di Mestre, mentre ci sono altri gruppi collegati. Io vorrei citarne due, perché non mi ricordo gli altri, ma non vorrei fare gaffa. In particolare è quello di Mestre Immagini Antiche, è un gruppo a cui chi non è iscritto si può iscrivere. Io direi anche Carpenedo The People, credo che, o qualcosa del genere, Massimo. È un altro gruppo molto interessante, e quindi possiamo trovarci lì. In più, una cosa molto facile, non serve segnarsela: l'indirizzo email, però questo è abbastanza importante, è città di Mestre @libero.it. Questo perché, ancora non avendo allestito il sito internet, potremmo mandarvi una mail, fare una mailing list e aggiornarvi per chi non frequentasse i social network. Dette queste cose piuttosto noiose, dopo vi rinviterò a passare al banchetto senza impegno, anche solo per informazione, e do la parola ad Alberto Rusconi, preparando un piccolo assaggio, grazie a Luigi e alla Stefania, di ciò che
adesso andrà a illustrare brevemente. Cosa? Ovviamente noi abbiamo la consulenza e anche materiale, non solamente ideativa, di Sandro Portorotti, che per chi non lo conoscesse è fra le altre cose è un regista teatrale che ci sta dando una grossa mano e che sta curando le immagini che fra poco, una piccola sintesi, andremo a vedere. Grazie Alberto, a te la parola. Oggi nasce l'associazione Città di Mestre con i suoi valori e i suoi mirabili obiettivi. Noi, Mestre Mia, che sta per Mestre Immagini Antiche, siamo un gruppo formatosi quasi per caso su Facebook da persone, oggi oltre 600, con la passione per ciò che non c'è più. La Mestre primordiale, la Mestre pre-guerra e post bellica, la ricostruzione, la socialità. Obiettivamente non siamo ancora nati. I nostri natali come associazione culturale, certo non molto lontani, sono comunque rimandati. Insomma, noi ancora non esistiamo ufficialmente, ma attraverso Città di Mestre abbiamo l'opportunità di farci conoscere anticipatamente. È un progetto in cui l'associazione ha creduto e che si concretizzerà nella giornata del 27 settembre durante i festeggiamenti del patrono di Mestre San Michele. Il progetto in sintesi, in quanto non è questa la sede di momento, si tratterà di una proiezione in una location adatta che già abbiamo individuato, di una serie di immagini storiche che avranno come obiettivo quello di emozionare e rievocare ricordi, di incuriosire lo spettatore e di liberare ricordi. Il tutto in un contorno rievocativo d'epoca, attraverso figuranti e la creazione del clima delle osterie, anima di socializzazione e di aggregazione di Mestre. E con questo concludo, ringrazio la neonata Associazione Città di Mestre per l'opportunità e il contributo organizzativo che ci sta offrendo. Grazie. Lanciatissimo, tanto la musichetta l'avete ascoltata e così accorciamo in molti tempi. Qua anche un gobbo mi sembra che... accorciamo i tempi, perché veramente io per mestiere ho assistito a cose lunghissime che mi addormentavo, quindi accorciamo i tempi. Intanto guardate, questa è solo una piccola sintesi. Io direi che sarebbe bello completare la serata, magari un po' alto questo striscione, perché non tutti sono alti 1,80 m, e se riusciamo a abbassarlo un pochettino
se trovo un pennarello con una vostra firma e anche chiamando, tanto voi guardate, e anche chiamando Fabrizio, mi pare, Baroni. Sta succedendo una cosa molto bella, che è proprio quello che vorremmo che accadesse. Le associazioni mestrine, oltre che i singoli, che i singoli cittadini, vengono, sono venute spontaneamente, e lui è, non so, la carica presidente, immagino. Allora, si presenta da solo, molto brevemente. Allora, sono Fabrizio Baroni, sono uno dei figli di quella che è stato lo sviluppo di Mestre. Mio padre e mio nonno erano lombardo ed era un ferroviere che è arrivato tra il 1908 e il 1920, quindi quando Mestre diventò da 8.000 abitanti a 20.000, perché arrivarono le famiglie dei militari e dei ferrovieri che servivano poi per creare, come diceva giustamente il professor Stevanato, quella retrovia, no? E io sono segretario della Mestre Benefica, che qui a Mestre rappresenta la solidarietà ormai dal 1928. Sono il segretario del gruppo fermodellistico mestrino, quelli della locomotiva praticamente qui dietro al tennis club, e porto anche il saluto dell'associazione culturale italo-ungherese del Trivento, che ha molti iscritti qui a Mestre, che appunto quest'anno festeggia oltretutto una specie di gemellaggio. E sono oltretutto qui anche perché Giorgio Belli, il 9 ottobre del 1963, era mio compagno di banco esattamente 50 anni fa in prima elementare. Quindi praticamente manca solo Raffaella Carastasi. Mi è piaciuto moltissimo il messaggio che ci è arrivato tramite Facebook. Noi siamo prontissimi con tutte e tre le associazioni a collaborare, perché crediamo in Mestre, crediamo nella nostra città e soprattutto vogliamo creare qualcosa di positivo e di concreto. Speriamo, comunque con tanta gente questa sera mi sono semplicemente ritrovato, speriamo di lavorare insieme, perché veramente ne abbiamo bisogno, perché abbiamo troppi buchi, troppe buche aperte. Ieri sera abbiamo avuto la sorpresa di vedere sbucare la via Ulloa, un biscione rosso che finalmente ha collegato Marghera, finalmente il tram si dovrebbe partire, ma non abbiamo bisogno di tram, abbiamo bisogno soprattutto di idee, e quindi mettiamoci insieme e lavoriamo insieme. Grazie di essere qui stasera e grazie soprattutto a voi. Grazie, grazie mille. Apposta così, ringraziamo. Questa è una splendida dimostrazione, veramente. Ve ne dico un'altra, io ci stiamo muovendo un po' tutti noi per quel che possiamo, specialmente legati all'organizzazione di questo nostro primo evento. Devo dire che si va one shot, a colpo sicuro, e questo ve ne dico una. Io questa mattina, noi vogliamo legare, purtroppo ho perso l'intervento di Alberto, ma vogliamo legare a questo evento anche un contorno che riguarda anche il recupero, cioè ci sarà un punto di ristoro, diciamo, di ristorazione, andando a recuperare il passato, la parte gastronomica, la cultura gastronomica che c'era in città. Sono andato a colpo sicuro, la prima persona che ho contattato, per carità un amico, ma è stato assolutamente entusiasta, lui è Ferdinando Santi dell'omonimo ristorante di inizio via Piave. Questo per dire che parteciperà al nostro evento del 27, non vi dico con quale piatto, ma comunque un piatto assolutamente tradizionale e ormai quasi introvabile. Questo per dire come bastava poco, che è quello che noi... si sta già girando il nome del piatto, bastava assolutamente poco, la conferma della nostra idea, che è quella che non serve inventarsi nulla, basta dare l'opportunità e dare la consapevolezza. Io a
questo punto, se non mi dimentico cose clamorose, non faccio gaffe clamorose, ovviamente vi ringrazio tutti uno per uno e tutti coloro che stanno dando una mano alla situazione, io faccio rinnovo questo invito, magari se si possono anche alzare le luci, rinnovo questo invito a chi volesse informarsi meglio, a prendere la documentazione dell'associazione, e vi prego chi avesse voglia di iscriversi, partiamo già con le iscrizioni, ovviamente no, la cosa non è obbligatoria, chi non ha voglia di farlo adesso lo potrà fare in seguito o potrà non farlo mai, però sarebbe importante per dare un segnale, credo che questo è il momento giusto per dare un segnale, lo dobbiamo dare tutti, perché se lo dà il fesso che è qui e pochi altri non è un segnale ma è solo un'iniziativa privata. Diamolo tutti, vediamo di crederci, di cambiare le cose, credo che forse il momento è maturo, no? Il momento è giusto. E in contemporanea mi dicono che per questioni pratiche è meglio non abbassare lo striscione, facciamo anche questa cosa simbolica, chi vuole casomai, chi non riesce, c'è un piccolo scagnello lì, chi volesse apporre la firma sullo striscione, così daremo anche ufficialmente il via alla rinascita, la rinascita della Comunitas Mestrensis. Grazie e poi convivialità per chi vuole rimanere. Faccio un pennarello se volete passarvelo, non fate i timidi, grazie. Adesso, come sapete, si parte con il karaoke, quindi chi vuole essere... Il circolo, il locale dei mestrini. Per chi volesse, magari parlando fra di voi, chi appassionato, chi volesse creare anche un embrione di gruppi, qua abbiamo i maggiori collezionisti, per esempio, della storia del calcio a Mestre, Mestrina e Mestre, che stanno recuperando tantissimo materiale, o poi ovviamente c'è il gruppo Mestre Mia per quanto riguarda le immagini. Un ultimo appello, mentre firmate, noi probabilmente avremo anche bisogno di contatti per quel che riguarda gli sponsor. Come sapete, noi non siamo un'associazione a fine di lucro, quindi non vogliamo sponsor per chissà quale accumulo, ma solamente per riversarli nelle nostre iniziative. Quindi chiunque avesse idea che qualcuno possa essere interessato alla nostra associazione ce lo può segnalare. Ultima cosa, noi dovremmo fare un sito internet, abbiamo già, non lo guardo ma lui mi sta guardando, il nostro Luigi che lavora nel campo dell'informatica, però chiunque volesse darci una mano per la creazione del sito internet è ben accetto, ovviamente qua si parla di volontariato, è inutile prenderci in giro.
ma il cuore bisogna tirarlo fuori a un certo punto della vita, perché altrimenti si muore male, signori.